Questo è un video in particolare perché mette insieme Disney 100, la ricorrenza disneyana del 2023, con la mia classica serie di Disney Comics and Science. Andremo infatti da un classico dell'animazione disneyana fino alla storia di apertura del topolino numero 3548, un arduo compito di Giorgio Sabati e Mattia Surroz. E in particolare il filo che unisce queste due opere sarà la matematiche. Nel 1959, infatti, veniva rilasciato un cortometraggio realizzato dallo stesso regista di Alice nel Paese delle Meraviglie, ovvero Paperino nel mondo della matematica di Hamilton Luske. All'inizio del cortometraggio vediamo Paperino in tenuta da cacciatore che si addentra in una selva oscura, scoprendo dopo poco di trovarsi all'interno del mondo della matematica. Questo grazie alla voce fuori campo del narratore, ovvero lo spirito dell'avventura. In pratica si ritrova ad interagire all'inizio con una matita a due zampe che gli disegna dei numeri davanti e poi lo batte al gioco del tris, mentre su alcuni alberi con le radici quadrate ci sono una serie di figure geometriche regolari che iniziano a recitare le cifre decimali del pi greco. Dopo questa scena introduttiva, ecco che Paperino viene portato nella Grecia antica tra i pitagorici. Questo perché in effetti proprio i pitagorici e la matematica hanno avuto un ruolo fondamentale nella definizione delle scale musicali. Come infatti spiegato molto bene all'inizio di questa sequenza ambientata tra i pitagorici, se prendiamo una corda ben tesa e la pizzichiamo, questa produce un suono. A questo punto possiamo provare a bloccare la corda a metà e pizzichiamo una delle due metà, produciamo un altro suono che risulta di una ottava più alto e così via di dimezzamenti successivi. Una volta quindi scoperto il legame tra le frazioni e le corde, allora è stato possibile quindi iniziare a costruire degli strumenti che potessero produrre appunto dei suoni e quindi a poter suonare. E infatti ecco che Paperino nella scena successiva viene molto velocemente introdotto all'interno di una ritmica jam session che imbarba qualunque problema di copyright. Vi faccio ascoltare. Più o meno questo è ciò a cui fa riferimento Rudolph, cugino di Brianna, che è uno dei componenti dei Boompers, la rock band di Quo, quando dice alla sua cuginetta che la matematica è alla base della notazione musicale. Ovviamente è una questione un pochino più complessa, legata alle frazioni sulle battute, i ritmi, eccetera, eccetera, in cui non mi vado più di tanto ad approfondire, perché basta semplicemente avervi fornito lo spunto secondo cui la matematica è alla base della musica. Ed è anche molto interessante notare poi come alla fine, nella storia, Sabati e Surroz sono riusciti anche a mettere insieme, cosa che in qualche modo si riesce a fare abbastanza spesso ormai, la musica moderna, la musica rock con la musica sinfonica. In chiusura vi lascio in descrizione il link per andare a leggere l'articolo che ho dedicato a Paperino nel regno della matematica, che è la versione a fumetti del corto di Hamilton Luske, che invece è stato realizzato da Don Christensen per i disegni di Tony Strobel. Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti tutti!